Adesso lo sport, calciomercato, le ultimissime sul Pescara. In studio Massimo Profeta, buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in visione e all'ascolto. In realtà tante chiacchiere, insomma, sta imbastendo le trattative che saranno sicuramente concretizzate già all'inizio della prossima settimana nel DS dell'Icarri, però ci sono dei punti fermi. Intanto l'età media sarà ulteriormente abbassata rispetto allo scorso anno, e poi sicuramente la società proverà a patrimonializzare il più possibile. Per esempio dovrebbe arrivare Lorenzo Lucchesi la prossima settimana, perché c'è l'accordo totale con la Fiorentina, ma in prestito secco, perché si tratta di un difensore centrale mancino molto promettente, che ha giocato con la Primavera Viola, vice campione d'Italia, con l'11 allenato da Alberto Aquilani, ex biancazzurro, che quest'anno guiderà il Pisa, che è stato appunto il Pisa in Serie B. Sarà la prima esperienza professionista da allenatore dei grandi per Alberto Aquilani. Arriverà dunque Lorenzo Lucchesi in prestito secco. Abbiamo visto anche la notizia che abbiamo pubblicato questa mattina su Merola, perché la prossima settimana ci sarà un vertice decisivo, probabilmente a Firenze. Vedremo se a Firenze o a Milano, perché insomma dell'Icarri è atteso a Milano già da martedì della prossima settimana per le operazioni di mercato. Parlerà con Accardi. Merola vuole restare alla corte di Zeman, lo ha chiamato anche nella giornata di oggi. Dopo questa notizia Carmine non ha preso in considerazione le offerte di club di Serie B come la Feral Pisalò, neopromossa nel campionato cadetto, Ascoli e soprattutto la Ternana di Andreazzoli. Vedremo, bisognerà trovare la quadra con il club toscano, ma c'è molta fiducia, tra l'altro espressa anche dal suo procuratore, lo abbiamo sentito proprio questa mattina, Paolo Paloni. E poi le altre trattative, perché dell'Icarri proverà a prendere a titolo definitivo un altro giovane promettente, Niccolò Squizzato, classe 2002, ha giocato nella Juve Stabia due anni fa, quest'anno nel Renate con ottimi risultati, ma di proprietà dell'Inter, avviati diciamo colloqui ormai da giorni con Baccin e Ausilio, che sono i direttori dell'Inter. Il Pescara vuole prenderlo a titolo definitivo, c'è questo scoglio, perché l'Inter vuole invece cedere questo giocatore in prestito secco. Conferme su Riccardo Collodel, questa è una notizia che abbiamo anticipato ieri, Carmine, sul nosto sito www.rete8.it. una mezzala, classe 98, 25 anni ancora da compiere, di proprietà del Siena, che rischierebbe, usiamo sempre il condizionale quanto mai di rigore, esclusione dal campionato di Serie C. Documentazione incompleta, tra una settimana la Covisoc esaminerà tutte le domande dei vari club, staremo a vedere. Comunque Collodel, la mezzala che si sposa perfettamente con i principi del calcio zemaniano, 140 presenze in Serie C con Siena, Novara, club nel quale è cresciuto Collodel, Lucchese e anche Vibonese, qualche anno fa. Poi per quanto riguarda la batteria dei terzini, bisogna stare attenti, perché qui bisogna fare tre terzini. Allora, c'è solo Milani che è stato confermato, non c'è stato il rinnovo per Crescenzi e Cancellotti. Ti do un nome nuovo uscito proprio nelle ultime ore, quello di Bua, italo ivoriano, classe 2001, 22 anni ancora da compiere, cresciuto nella Roma. Lo scorso anno ha giocato poco nella Regina di Pippo Inzaghi, soltanto 9 presenze. Lo scorso anno, campionato 2021-2022, in Serie C con il Teramo 21 gettoni. Vedremo se sarà possibile. Attacco, bisognerà capire il destino sia di Vergani, sul quale sembra puntare tantissimo Zeman, che di Lescano. Chiaramente Lescano è il pezzo pregiato del mercato, insieme con Rafià, 20 gol, ha fatto meglio soltanto Pietro Iemmello con 28 reti nel Catanzaro promosso in Serie B. Però a Lescano non è stato ancora proposto il rinnovo di contratto, che scadrà il 30 giugno 2024. Potrebbe tornare dal Cagliari De Sogus, ma solo a titolo definitivo, e questo è un ostacolo. Infine Colombo ha firmato, anche questa notizia che avevamo anticipato, per il Potenza, contratto biennale. Oggi è una giornata però anche molto triste per il calcio abruzzese, sì, in tante piazze del calcio abruzzese, Massimo. Assolutamente, abbiamo anche un po' di commozione, perché lo abbiamo conosciuto personalmente, anche tu l'hai conosciuto agli albori, diciamo, no, della tua, sì, attività giornalistica come giornalista sportivo. Stiamo parlando di Rico Graziani, venuto a mancare a 76 anni. Ha legato il suo nome, come dicevi giustamente tu, a tanti club abruzzesi. Ha lavorato nel settore giovanile della Francavilla, del compianto Emidio Luciani, nel settore
settore giovanile del Pescara, come DS nel Lanciano, nel Chieti, soprattutto nel Teramo. Nel Teramo ha vinto il campionato nel 2001-2002, campionato di Serie C2, l'allenatore Luciano Zecchini aveva portato Florian Mirtai, che segnò quell'anno addirittura 25 gol e poi ha legato il suo nome, insomma ha scritto pagine indimenticabili nella storia del Frosinone, del presidente Stirpe, dal 2003 al 2011, un campionato di C2 vinto con Arrigoni, che aveva portato dal Vis Pesaro, dove ha vinto proprio con Arrigoni il campionato di C2 qualche anno prima, e poi nel 2006 la storica promozione in B del Frosinone targata Ivo Iaconi. Tra l'altro col Frosinone si è preso anche una bella soddisfazione, perché al primo anno di Serie B è riuscito il Frosinone ad espugnare l'Adriatico 2-0, gol di Lodi e di Di Nardo. Bene, ricordando appunto soprattutto l'uomo, il gentiluomo, persona squisita anche in un ambito molto difficile da questo punto di vista come quello dei manager. Direi rara avis. Esatto. Sotto questo profilo.